Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina, come avrete visto ieri dalla spesa, ho preso pancake già pronti per assaggiarli. Quindi, sono andata a scaldarli un po' nel microonde come c'era scritto. Adesso i bambini ci spalmeranno sopra la marmellata e alla fragola. E io, siccome vorrei ricominciare a mettermi un po' a posto, non so ancora cosa metterci sopra. Adesso poi decido. Comunque mangerò un pancake con qualcosa sopra, un frutto. E basta. E invece a Pia faccio una colazione diversa, cioè qui è il suo latte, gliel'ho fatto scaldare, adesso vado a metterci i biscottini dentro, così, che tanto in mezzo secondo diventano pucciacca, e glielo do col cucchiaino, così almeno cambia un po'. E poi le do un fruttino alla pera. Allora, intanto che c'è chi fa video con le conferenze, con le lezioni, c'è chi fa i compiti e tutto, a Giada avevo preso un libro quest'estate per le vacanze e non l'aveva finito tutto. E allora adesso andiamo a fare delle cose. Una delle cose che c'erano da fare era costruire questo. Orsetto. Ok, quindi adesso Giada vi farà vedere come costruisce questo orsetto. Non è una collaborazione, è una roba, me la sono comprata, l'ho comprata io. Allora, per prima cosa ho preso questa crema al caffè che è senza glutine ed è 900 grammi. Poi qui ho preso per Maurizio, perché in pratica lo beve solo lui il caffè, questa miscela oro. Torrefazione nel 1987 e appena lo assaggerà vi farò sapere se è buono. Poi
per i miei bambini e per Maurizio che sono golosi di cioccolata, ho preso questa chocolate, la passione per la cioccolata, naturalmente è gluten free, ovviamente. E Dove si apre? no, adesso vi dico perché sono Io diverse. vado su. Ah, c'è scritto sotto che okay. Allora sono 10 buste monodose da 30 grammi e questo qui è preparato semilavorato in polvere per bevanda al gusto di cioccolata. Invece questo, ma c'è scritto in tutti. Sì. Sì, però sono di gusto diverso. Però pensavo che c'era scritto sopra. Ah, c'è scritto qui. Scusate, sono mongolina. Allora, questo è gusto cocco. Questa è bianca. E invece questa qui è arancia e cannella. Perché la cioccolata normale la possiamo trovare ovunque, ma questi gusti erano particolari e ho voluto prenderli visto che erano senza glutine. E niente, è da tantissimo che ho lo scatolone lì che voglio farvela vedere. E adesso, visto che stavo sistemando, ho detto, boh, glielo faccio vedere così almeno posso metterle fuori e loro le possono assaggiare, già che sono a casa. Così almeno le facciamo andare. Poi vi faremo sapere se ci piacciono oppure no. Un'altra forchetta per piacere, per Gabriele. Allora, per pranzo abbiamo il kebab, quello che ho preso ieri al Bennett, e poi ci ho messo il farro con i legumi sempre di ieri, e poi come verdura ci andiamo a mettere dentro un po' di insalata. Invece Gabriele ha un hamburger. Quello pomodorini, olive, merluccio, penso. Poi mangiamo anche linea, che tanto è da far andare perché sono quelle cose al È una 50%, linea. e un pezzettino di Masdam per uno. Formaggio? Mi Cos'è? raccomando, E alla poi fine c'è la metti frutta. perché non l'era fatta ancora. Invece, per Pia ho fatto di nuovo quella vellutata di zucca con il baby riso. Adesso è pronta. Adesso ci aggiungo un omogeneizzato, non so ancora che gusto. E niente, poi gliela do e basta. Ci vediamo dopo pranzo. Ba 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 ba.
Allora, ho deciso per pranzo di fare delle briochine di pasta sfoglia. Ovviamente sono col glutine. Con la pasta sfoglia, quella che ho preso all'Eurospin. E quindi devo mettere in pausa la lavastoviglie perché fa un casino assordante. Adesso la apro e iniziamo a fare le nostre briochine, così tanto per accompagnare le spinaccine per noi, la cotoletta di pollo per Giorgia. Invece a Gabriele, siccome non può mangiare questa pasta sfoglia, farò degli involtini, due involtini col prosciutto e il formaggio. Anzi, lo faccio subito, mi vado a lavare le mani e sposto la pasta sfoglia che la sposto un minuto di là, mi vado a lavare le mani e preparo prima l'involtino per Gabri. Già dolce? Ma non è forte. Allora, faccio così, poi con un cucchiaino prendo un po' di formaggio di stracchino. Ok, e lo spalmo su tutto il prosciutto. Ok, mi prendi l'insalata, Gabi, per favore. Mamma, dove si butta questo? Questo qui mi perché si butta? È un vestito per la madre. Zara l'ha trovato per terra e gli ha detto che lo butta e lei ha detto che va benissimo. No, non va benissimo. Pure perché il bottone non si... No, questi sono spinaci. Ha detto pure perché il bottone non si... Poi la mangerà anche a parte, però ne metto un po' anche qui dentro, così viene un po' più saporita. Sì. Ok. Adesso lo rotoliamo. Sì, basta che non vi picchiate. Ecco. Vale per la brioche, perché tanto per noi ne verrà una, quindi ecco. Che bello! Viene così, adesso lo taglio a metà e vi faccio vedere com'è dentro. Che bello, mamma! Dov'è che l'hai trovato? Me lo sono inventato io. Ecco così. E così Gabriele ha quello che per noi sarà la briochina, lui avrà questo involtino. Qui c'è un po' di formaggio. E lo metti sopra? Mangio io. Ah. E boh. Adesso passiamo a fare le nostre briochine. E questo lo andiamo a mettere in frigo. Ok, ho ripreso la pasta sfoglia, adesso la andiamo a tagliare. E poi facciamo le briochine. La tagliamo in 8. Briochine sempre senza glutine. No, amore mio. A te ho fatto l'involtino apposta. Allora. Così sono 8 e noi quanti siamo? Boh, così almeno vengono un po' sì, grandi. Sì, siamo 8. Ma tu voi, tanto non la puoi mangiare. Voi 6. Adesso metto ti faccio 5 perché pieno lo mangio. Sì, 5. Adesso mettiamo un po' di formaggio. Più o meno all'incirca un cucchiaino per ogni briochina. Sembra una fetta di pizza. Ed ecco l'ultima.
Ok. Qua ce n'è veramente poco. Leviamone un po' da qui e la mettiamo qui. Fai le brioche. Sì, adesso prendiamo il prosciutto. E ne mettiamo un pezzo per ogni brioche. Ne aggiungo ancora un pezzettino un po' dappertutto, visto che tanto ce l'ho. Poi metti anche... Sì, si mette anche la zanzara. Sì, la porta aperta. Poi metti anche un po' di provola. No. Allora, non puoi, non dire che saltare. Ok, zanzara, basta. Qua lo pieghiamo così bene e lo uniamo in modo che poi non esca ripieno e poi arrotoliamo ed ecco la nostra briochina. Adesso, per non farlo vedere in tutto, mettiamo in pausa, aspettiamo. Allora, qui c'è il piatto di Gabriele, gli hamburger col formaggio sopra, l'involtino e qui c'è l'insalata già condita per tutti quanti. Allora, qui ci sono le brioche. Io mangio in piedi allora. Va bene, mangia in piedi. Qui ci sono le brioche pronte, hanno cotto più o meno 30 minuti. E qua invece c'è la pappa per Pia col nasello. E qui ci sono le spinacine e qua c'è la cotoletta di pollo per Giorgia. Noi adesso mangiamo, ci vediamo dopo. Ciao! Oggi ci rilassiamo con questo. Allora, ho deciso di provare a fare... Perché vibra? Cosa vibra? Il tuo telefono. Ah. Di provare a fare un dolcetto, è un esperimento, quindi non so come verrà. Praticamente di Gabriele ho questi cereali di riso che non gli piacciono molto da mangiare così. E siccome ho comprato questo, dovevo comprare delle tavolette, ma le Eurospin non le avevano senza glutine. L'unica che ho trovato è questa qui, che è senza glutine. Oh, ma come filma bene il telefono di Giorgio? Non so. È cioccolato extra fondente 52%, quindi faccio volevo provare a fare un dolcetto e quindi adesso faccio sciogliere le barrette e poi le mischiamo con i cereali, vediamo che cosa ne viene. Cerco di fare dei dolcetti. Dei dolcetti. Mi prendi la carta da forno? Wow! Piano piano ci mettiamo. Sai, oggi infatti dobbiamo mangiare sera. Domani la mamma deve fare qualche cosa. Ci dobbiamo mangiare così facciamo. Domani per caso devi fare qualcosa. Voglio. Cosa devi fare? C'è sempre qualche cosa da fare. Stavo dicendo di cucina. C'era picchiare il cane. Chi si offre volontario? Io. No, non picchiare il cane, stavo scherzando. Sto diventando come una cremetta, cosa vuoi fare? Ne mettiamo ancora due e basta, questi li metti dentro al mobile. Cosa stai cercando di fare? Dei dolcetti, li vedete quando sono finiti. Dove te li metto?
la mettiamo, li mettiamo nella teglia con la nera che c'è nel forno. No, ma questo. Nella teglia che c'è nel forno. Non lo mette. Chiudo questa parte, infatti. Quello lì lo butti? Ok, prendi tanto domani in forno, serve solo la teglia. Dammi un po' degli altri cereali. Mettiamoli in forno. La teglia me la metti qui perché c'è la nel forno, amore, qui. Aggiungiamo in forno. Verranno dei dolcetti a forma di palla? Ma che forma di palla? No, come... A forma di cerchio? Qui, qui, qui. Tieni. Che ne fate forno? Adesso... Che palla quale? Vabbè, adesso, non esageriamo, E l'abbiamo chiesto tutto senza imparare niente. Ma io non trito niente. Cosa vorrei mai fare? Vorrei fare soprattutto dolcetti con al cioccolato con dei cereali, solamente non sa ancora che forma. A unicorno. A unicorno. Anche un panino. È ancora più difficile. Sì, vabbè, tutto poi. Allora, adesso. La mettiamo nella teglia. La teglia, quella. Oh, che cane. Tengo su la mamma. Perché sennò mi sta stanca. Ok. Adesso, in pratica, nella teglia con la carta da forno. Prendiamo una quantità col cucchiaio, così. Mamma dice quanti. E ce l'andiamo a mettere. Quanti sopra. Quanti messi di tutti i cereali. Freezer. Sarebbe meglio il freezer, solo che io il frigo pieno. Comunque adesso il cioccolato rimangono tutti uniti e diventano dei dolcetti. In teoria. Poi in pratica non lo so. Non li ho mai fatti, è un esperimento. Ma sì, avevo visto da qualche parte qualcuno che lo faceva, ma non mi ricordo. E ho detto proviamo a farli. Proviamo a vedere. Non devono cuocere. Non devono cuocere. Allora si devono solo addensare. Perché il cioccolato deve tornare denso. Diciamo. Allora. Stanno così in teoria nel frigo. Ma noi abbiamo qualche problema nel frigo. Allora lo metti nel freezer di sotto. Certo, così si congelano per noi. No, vabbè. Adesso prendo questo frigo. Comunque in frigo per un paio d'ore. E poi vediamo come sono. Ecco come sono venuti i dolcetti. One, two.